parte la staffetta Multedo Piazza Terzoli. Va bene, ok, andiamo. Com'è andata? Benissimo. Andata benissimo. Adesso ripartiamo e andiamo a Cornigliano. Eri un po' fuori allenamento, mi sembra. Abbastanza. Vabbè, 60 anni e tre stende nel cuore. Vorrei vedere. Ciao. Con la Proloco di Sestri, perché sta facendo un grande lavoro di solidarietà con la comunità ucraina, la Proloco di Sestri e tutte le Proloco di Genova. Come ti chiami? Taras. Buongiorno. Taras. E parlaci di questa situazione che sta vivendo l'Ucraina e anche del lavoro che state, cioè di tutto questo grande impegno della Proloco a favore dell'Ucraina. Allora, Ucraina adesso si trova in molto difficile situazione, siamo in piena guerra, ma grazie a tutto il mondo e ogni cittadino di Genova che aiuta. Vogliamo ringraziare Mimmo che ha organizzato e fondato questa società, questa organizzazione Proloco di Sestri Ponente che si trova a Via Vado, che fa grandissimo lavoro per aiutare cittadini ucraini, profughi che stanno arrivando, anche si stanno organizzando spedizioni in Ucraina, si fa grande lavoro, grazie mille. Sì, bene, questo è il grande lavoro delle Proloco, della integrazione delle diverse culture, perché è questo che fanno le Proloco, unire le diverse culture in una Genova internazionale che va avanti, che non si ferma, pronta alle nuove sfide con grande coraggio e per fare un lavoro importante per il mondo. E ora sentiremo l'intervento, perché qui la Proloco fa tante cose a 360 gradi, ora sentiremo l'intervento della responsabile dell'associazione della non violenza contro le donne. L'associazione si chiama Centro per non subire violenza. Come si chiama? Io sono Gabriella Grasso, sono la vicepresidente del Centro per non subire violenza, che è sito in via Cairoli. Noi siamo il più vecchio centro antiviolenza di Genova. Noi siamo molto contenti di essere qui, abbiamo accettato con entusiasmo l'invito della Proloco, perché noi vogliamo portare a conoscenza delle donne il lavoro che noi facciamo. Noi lavoriamo per aiutare le donne a uscire dalla violenza. La violenza, che voi non so se sapete, è violenza psicologica, economica, fisica, questa però quella che diciamo più subito è soprattutto la violenza psicologica. Noi abbiamo un centro antiviolenza in via Cairoli, abbiamo aperto un centro Martina Rossi a Recco, abbiamo uno sportello ad Arenzano e poi ci appoggeremo anche volentieri qui alla Proloco per seguire le donne. Allora, donne, non rimanete in silenzio, ricorrete ai centri antiviolenza e mi raccomando, siate forti, perché siamo forti e dalla violenza si può uscire, ma non da sole, c'è bisogno di aiuto, i centri antiviolenza sono lì apposta.
come va? Buon pomeriggio. Sì? Piacere. Io sono Chiara Inchingolo, consigliera municipale della lista Vince Genova. In questo momento stiamo aspettando la staffetta che riunisce varie discipline e che si svolge con varie partenze da Levante a Ponente. Verranno coniugate attività di terra e di mare che si riuniranno questa sera in piazza Matteotti intorno alle 20:30. Quindi tutti pronti a seguire i nostri ciclisti che arriveranno tra poco e poi ci vediamo questa sera in piazza Matteotti per un bel concerto di blues. E come messaggio per i cittadini di Genova? È sicuramente un'innovazione, un incontro di più culture, come abbiamo sentito prima anche la comunità ucraina sta partecipando e quindi invito tutti a partecipare dai più giovani ai meno giovani. E come municipio, come voi state collaborando con le Proloco di Genova? Noi stiamo ascoltando tutte le Proloco e tutte le piccole associazioni non profit che abbiano delle iniziative e siamo pronti a sostenerli per questi 5 anni in cui ci saremo. Bene, grazie. Grazie per il vostro lavoro fatto con grande amore per i cittadini e per Genova.